Buongiorno. Amore, non l'ho girato. Devi andare verso papà se vuoi farti vedere. Allora, eccolo. Allora, è arrivata la tenda nuova. Benvenuta in questo nuovo video. Gli ho detto a mio marito: aspetta un attimo, amore, aspetta un attimo. Mio marito non aspetta perché si vuole togliere la tenda dalle. Se non rimuovo la cima è meglio. Ho capito. Però io sto ancora bevendo il caffè. E tu mi dico caffè. No, perché io devo vedere come la devi mettere, eccetera, Ma già eccetera. A illustrato. me come mi hai illustrato non mi piace. Quindi dobbiamo farlo insieme. Comunque, ragazze, la nuova tenda è questa qui ed è la stessa, lo stesso modello delle tende che ho già in casa. Quindi. Allora, lasciamo perdere il disordine che regna sovrano a casa mia oggi, più che mai, e anche io sono veramente inguardabile. Allora, questa è la tenda che abbiamo adesso. Avevamo preso questa tenda alla Prealpina, vero amore? L'avevamo pagata intorno ai 10 euro, se non ricordo male, 10-12 euro, e l'abbiamo presa prima. Sì, l'abbiamo presa appena siamo venuti qua, proprio perché qui entra un sole allucinante e non riesci neanche a guardare fuori. Quindi l'avevamo presa di fretta questa tenda così a rullo e poi dopo abbiamo acquistato le altre tende a rullo che abbiamo in tutta la zona giorno, sempre con l'idea che poi la cambio, non l'avevo mai cambiata. Adesso mi sono decisa, l'ho presa su Amazon ed è appunto la stessa tenda come le altre, così almeno sono tutte uguali. Ora togliamo questa, che in realtà la mia vicina mi ha detto: guarda, se non ti dispiace me la prendo io. Va bene, gli ho detto, a parte che è un po' macchiata e queste macchie purtroppo non vengono via. Qui questa macchia qua sarà qualche cimice scamazzata, non so, non viene via. Ho provato anche con, come si chiama? Aiuto, l'acqua ossigenata, niente. Queste macchie così non vengono via, non lo so. Io gliel'ho detto, lei mi ha detto non ti preoccupare e basta. Quindi adesso andiamo a sostituire questa tenda e ce le avremo tutte uguali. Mentre mio marito monta la tenda. Io mi sono mostrata alla fine, non volevo farvi vedere quanto ero brutta, ma tanto siete abituate. Comunque, mentre mio marito monta la tenda, io e Marek stiamo litigando sui bigliettini d'auguri, cioè d'auguri, i bigliettini per il compleanno, gli inviti. Il 30 novembre sarà il compleanno di Marek. Ieri abbiamo prenotato la saletta e la faremo all'oratorio. Quindi abbiamo prenotato la saletta e tutto, e mi ha detto: mamma, è inutile che mi guardi con quella faccia, mamma, posso fargli io i bigliettini per inviti ai miei amici? Certo, amore, siccome a scuola gli hanno insegnato ad utilizzare Canva durante la lezione Di di tecnologia. tecnologia, aia, mi ha detto: mamma, voglio provare a farli io. Va bene, falli tu. Stiamo litigando da ieri per sti biglietti, da ieri, perché Perché dici che io. non hanno senso, Non è mamma? che dico che non hanno senso, io ti voglio aiutare. Se tu mi chiedi un consiglio, giusto? Però poi, prova, non dico accettali tutti, io ti do un consiglio. Tu prova a prendere un pochino del mio consiglio ed applicarlo. Sei tu che me l'hai chiesto, giusto? Giusto. Tu non hai mai fatto biglietti di compleanno, non sai come si fanno. No, io ho 36 anni, ne avrò fatti almeno uno nella mia vita di biglietti di compleanno, rispetto a te che ne devi fare 8. Niente, mio figlio è peggio di me, testardo. Io sono testarda, tantissimo, ma mio figlio mi batte alla grande. Comunque, alla fine siamo riusciti a trovare un compromesso quando sembrava tutto fatto. Mamma, ne faccio uno diverso per tutti. E allora io ho detto: amore, guarda, si fanno solitamente, si fanno i bigliettini uguali per tutti i bambini. No, io li voglio fare diversi per tutti, perché io sono creativo, allora falli diversi per tutti. No, 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 perché tu non mi dici che non va bene, fai quello che vuoi. Allora, il mio consiglio, mio marito se la ride, perché lui è strano, guarda lì, non fa ridere. Allora, fai come vuoi, amore mio, falli come vuoi tu. Boh, falli tutti diversi, scrivi quello che vuoi, va bene? No. Allora, ragazze, sono trascorse un po' di ore dall'ultima clip. Vi dico innanzitutto, la tenda l'abbiamo messa, sta benissimo, adesso ve la faccio vedere. Marek ha stampato alcuni dei suoi bigliettini di auguri, li sta plastificando con lo scotch. Vero? Sì, però un casino sta E facendo. vabbè, non fa niente, amore, fallo come riesci. I tuoi compagni apprezzeranno comunque il tuo impegno, mamma. Che perché vuole fare tutto da solo. Comunque, ragazze, prima di farvi vedere la tenda, volevo annunciarvi, a parte che vi dovrei fare una piega, a parte questo, che ieri ho finalmente acquistato il cellulare nuovo e infatti sto registrando col cellulare nuovo. Ma
essendo nuovo, per me è ancora tutto da capire, è un po' complicato rispetto al mio precedente, nel senso io ho sempre utilizzato Samsung e invece finalmente sono riuscita ad acquistare lo Xiaomi 14T Pro, l'ho preso da MediaWorld, l'ho preso a rate ed inoltre però mi hanno anche preso il mio telefono, quindi mi hanno valutato il mio cellulare, in totale mi hanno tolto 210 euro, che non è poco, anzi. E ho preso questo qui, diciamo, la rimanenza l'ho pagata a rate e così almeno non me lo sento, non me ne accorgo e non ho tirato fuori tanti soldini subito tutti insieme. E io mi trovo bene così, quando acquisto i cellulari in realtà faccio sempre così e poi cerco di farli durare almeno tutta la durata del finanziamento e anche qualcosa di più. Il finanziamento dell'altro telefono l'avevo terminato a giugno, però come ben sapete io col telefono registro i video, quindi purtroppo succede che se la qualità è scarsa non va tanto bene e ultimamente mi dava proprio tanti problemi, mi faceva le immagini sfocate, tante di voi si lamentavano del fatto che le immagini non fossero poi così nitide e boh, cioè io già lo sapevo, ho cercato di tirare avanti il più possibile, poi ho detto boh basta perché veramente no, devono essere fatti bene. Con questo devo dire mi piace come vengono le immagini, dicono essere un top di gamma, soprattutto per quanto riguarda le foto e i video. Io ragazzi non so usare, ve lo dico già, adesso ho dovuto alzare la luminosità per registrare diciamo da questo lato, perché mi sono resa conto che stamattina era davvero buio, in casa è buio, è molto buio, però non lo so, ragazze ci devo fare la mano, datemi un po' di giorni per capire come funziona, anzi se qualcuna di voi ce l'ha e sa darmi qualche suggerimento, fatemi sapere anche, a parte le immagini iniziali molto scure, come vedete, se lo vedete sfocato, se lo vedete meglio di prima, peggio, peggio spero di no. Comunque fatemi sapere come vedete le immagini. Il nuovo telefono alla tua mamma. Comunque molte di voi, quando vi ho detto che avrei voluto cambiare telefono un po' di tempo fa, mi avete consigliato l'iPhone. Adesso mi pare sia uscito anche quello nuovo, però io purtroppo col sistema Apple non mi trovo, non mi piace, ci ho provato, avevo preso un iPhone un po' di tempo fa e stavo impazzendo, ma proprio non mi piace ragazze, ma non è, sicuramente fa dei video bellissimi, no per carità, però non mi piace, non mi piace il sistema Apple, io amo e adoro e sono sempre stata abituata ad utilizzare il sistema Android, questo per esempio ha il sistema Android, quindi per me è semplicissimo. Su quel punto, sul fattore video devo riuscire un attimo a capire come calibrare bene tutte le immagini, la luminosità eccetera eccetera. Comunque spero di prenderci la mano il prima possibile in modo da migliorare appunto la qualità dei video che purtroppo ultimamente scarseggiava. Allora vi dico la verità, se non facevo video su YouTube penso che a me un telefonino mi sarebbe durato tranquillamente 5-6 anni, anche 7, perché non sono una che va dietro a queste cose tecnologiche, veramente credetemi non mi interessa, però facendo video su YouTube, che comunque come ben sapete, come vi dico sempre, è anche il mio lavoro, non, cioè, mi piace dare almeno insomma dei video fatti bene, una cosa non dico ottimale ma almeno buona, ecco, un'ottima, una buona qualità. Potrei tranquillamente utilizzare una videocamera, infatti ce l'ho anche la videocamerina, però per me con il cellulare è tutto molto più semplice, molto più facile, molto più veloce e così sono sicura che posso mettere 3-4 video a settimana. Dovessi farlo con la telecamera, credetemi, tutto il passaggio che c'è poi dietro, io non sono sicura di riuscire poi a assicurare più che altro la programmazione poi settimanalmente, perché come giustamente ognuno di noi ha le proprie cose, io ho le mie, voi avete le vostre, ci mancherebbe, e cioè dovrei mettermi lì proprio passare immagine per immagine sul PC, scaricare, utilizzare il PC che per me è già quindi io mi trovo benissimo e comoda col telefono, anche perché faccio più veloce, le immagini sono già qui, mi evito tutto il passaggio del trasporto delle immagini, l'utilizzo del computer eccetera 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 eccetera, quindi io mi trovo bene così. Ecco perché bene o male ogni 2 massimo 3 anni cerco di avere un telefono
che abbia poi una qualità video sempre un pochino più alta. Niente, magari non me ne può fregare di meno. Comunque, adesso vi faccio vedere invece la tenda. Ah, ultimissima cosa, all'interno della scatola di questo cellulare, dello Xiaomi 14, esce anche già la cover. Io felicissima di avere già la cover, sono rimasta sbalordita. Ed inoltre c'è una promozione fino al 31 ottobre, me l'ha detto appunto la ragazza di MediaWorld perché io non lo sapevo. Acquistando questo cellulare qua, e in regalo vi dovete scrivere alla loro, sul loro sito, inserire tutti i dati dell'acquisto del cellulare con la prova d'acquisto. Ovviamente, in regalo vi arriva a casa un caricabatterie ultra rapido, si sto pensando poi, e un tablet. Ottimo. Quando mi arriva? Sì, amore, quando ci arriverà a casa, se mi arriva, ve lo faccio vedere. L'ho fatto ieri, amore. Non lo so, vediamo quando ci arriva. Comunque, adesso vi faccio vedere la tenda. Eccola qua. Allora, finalmente adesso sono tutte uguali nella zona giorno, quindi anche in soggiorno, che è lì, anche in bagno e in cucina qui dietro di me. Allora, sono tutte uguali. Prima, appunto, come vi ho fatto vedere, avevamo la tenda rullo classica bianca, era più larga di questa, di 10 o 20 centimetri, ora non ricordo. Infatti si può anche notare perché qui non abbiamo stuccato, vedete che qua ci sono ancora i buchi, perché, aiuto, mio marito non è riuscito a togliere i tasselli, ci ha provato in tutti i modi, poverino, non ci riesce. Quindi quando mio papà sarà guarito col braccio verrà in nostro soccorso, perché noi non riusciamo proprio a toglierli dal muro, così poi possiamo andare a stuccare ed imbiancare quella zona. Però appunto, come vedete, è più piccola, ma ovviamente c'era anche la misura grande come l'altra, però penso che questa qui sia più giusta per lo spazio che abbiamo, diciamo, anche perché così è centrata. Quella di prima non era tanto centrata perché sarebbe andata troppo a ridosso del vetro. Quella lì l'abbiamo messa proprio all'inizio che stavamo qua, quindi non c'era neanche ancora la vetrata, non c'era niente qui. L'abbiamo messa appunto sì nel 2021, l'avevo pagata come vi dicevo sui 10 euro, questa qui invece l'ho pagata 30 euro, però è come le altre, è una tenda day and night. L'unica cosa, non so come mai, il cordino è proprio basso. C'era anche il fermacordino, ma non l'ho messo anche perché tanto è bassissimo. Non so come mai sia così basso, io o mio marito ha sbagliato qualcosa, ma non credo. Riesco ad alzarla ed abbassarla, come vedete, però faccio fatica, devo fare in punta di piedi. Vabbè, comunque, allora, può rimanere sia così, quindi filtra molto bene la luce, che un pochino, diciamo, di qua e di là, che è totalmente abbassata, così. In modo che la luce entra, ma molto di meno, e al di fuori non si vede niente. Non è oscurante, la luce entrerà sempre comunque, ma molto di meno rispetto a quando le parti trasparenti sono visibili. Ecco, aspettate, opa. Ok, devo metterla solo dritta, ecco qua. Quindi io la maggior parte delle volte la lascio così, però poi magari la metterò anche tutta coperta, in modo che fuori non si vede assolutamente nulla. Mi piace tanto come tenda, infatti ce l'ho in tutta la casa, no, scusatemi, in tutto il piano inferiore. Comunque, ah, mi sembra più completo e poi avendo la tenda qui più piccola, quindi più giusta per lo spazio, mi piace di più come ci sta. Almeno è uguale a tutte le altre. Vi lascio comunque il link qua sotto in info box, ragazze, se siete interessate, il link Amazon della tenda, c'è di tutte le misure, infatti come vedete io ce l'ho anche in soggiorno ed è più grande, aiuto, eccola, ce l'ho in cucina ed è più grande, qui Marek è ancora alle prese con i bigliettini di auguri, comunque ecco qua. Adesso Marek lo sa che deve studiare geografia? Ma Dai, sono amore, dobbiamo. cinesi. Ho capito, ma devi studiare geografia. Vabbè, comunque niente, questa è la tenda, si chiama Tenda Day and Night. Se non volete cliccare sul link che vi lascio qua sotto in info box, su Amazon digitate Tenda Day and Night e la trovate. C'è anche di altri colori, non c'è solo bianca. Mi pare ci sia beige. Marianna le ha prese beige, a mamma piace bianca, sì. E niente. La prossima tenda a rullo che compreremo sarà per la cameretta di Marecchino, però oscurante, in modo da, non sarà come questa perché questa non è oscurante, in modo da non far entrare il sole la mattina presto. Vi ripeto, non tanto
d'inverno, ma d'estate. Niente. Adesso se Marek si muove, studiamo geografia, poi dovremo decorare casa per Halloween. Sottofondo c'è sempre Furby, perché ormai ci accompagna sempre Furby. Ecco. Allora, con mio marito gli stavo facendo vedere che... Allora, ragazzi, io non mi trovo, non lo so, sicuramente è un problema mio. Telefono bellissimo, dicono top di gamma. Sì, va bene? Mi hanno dato il telefono top di gamma a mano a te, è normale, no? Ma tu non sai vedere le impostazioni, no? Perché tu scusami, sei... Gioia, ieri chi ha insistito, prendilo, prendilo. Io, ma pensavo che tu sapevi usare. Ma io, ma scusami, una volta che io schiaccio play, faccio il video, dovrebbe fare tutto da solo. Guarda. Si vede che non fa tutto da solo, scusami. Allora, no, il problema, secondo me, troppa è la tecnologia umana, d'andrà. Il problema è l'applicazione, perché io quando metto il video su Power Director, che è l'applicazione che io utilizzo, questa luce sparaflesciata che io utilizzo per si vede bene adesso, lo vedi bene, a parte che è troppo luminoso, non lo so perché, poi quando lo metto sull'applicazione me lo scurisce, però non lo so, sicuramente non so toccare, io non lo so, comunque no, ma è un problema l'applicazione, però guarda, ecco, così si vede meglio. No, ma cioè, si vede benissimo il telefono. Boh, ragazze, io quando lo metto nell'applicazione mi scurisce proprio le immagini. E io quell'applicazione l'ho sempre usata. Sono anni, sono 6 anni che uso quell'applicazione. Ma devi essere compatibile con Xiaomi. Perché secondo te non è compatibile? C'è qualcosa che non te lo scurisce, comunque te lo scurisce. No, mi scurisce troppo le immagini. Adesso, io prima la parte dove faccio vedere la tenda. No, ma... Wow. Le parole. Ci seguono i bambini. Allora, metto, fai mettiamo beep. Beep. Cioè, abbiamo anche un bambino. Mare, quando papà dice la parola, cioè devi dire beep. Comunque, niente, non lo so, mi scurisce le immagini, io non capisco. Sono abilita perché non lo riesco a capire. Non riesco a capire, devo toccare qualcosa, devo paccioccare. Quindi, se questo video non è... Perfetto, perdonatemi, pazienza, devo riuscire a capire. Ma perché, visto che io perché non lo fai tu? Perché non provi a impostarlo perché, tu? Perché già so che non ci metto in mano. Ma nemmeno io. Ma allora, ieri io ho detto, amore, lui ha insistito, prendilo, così migliori la qualità dei video, prendilo, perché c'era l'offerta. Infatti abbiamo qui pure il volantino di MediaWorld. C'era l'offerta e poi ci hanno valutato il telefono e tutto quello che volete. Poi ho avuto la possibilità di pagarlo a rate, quindi ancora meglio. Però un'offertura, ma secondo me ti conviene andare là, te lo fai vedere. Ma io non voglio far perdere tempo a quelli che si mettono a perdere tempo con me. Sì, ho telefono. Sì, ma MediaWorld se l'hai preso i soldi, non le commesso che mi ha servito. Ma smettila, vai. Finisci. Niente, ragazze, per cui se non lo vedrete perfetto, devo imparare, devo mettermi lì, paccioccare e riuscire a mettere l'impostazione giusta. Perché così, anche con questa luce, non è naturale. A me piace che si vede naturale. Beh, vabbè, comunque, basta. Se metto qua, provo a paccioccare, ma non ci riesco. Ho cambiato di nuovo impostazione. Ma adesso sto Furby, lo prendo e lo butto giù dal balcone. Non lo sopporto più. Ho cambiato di nuovo impostazione, ma niente, non ci riesco. Non mi piace come vengono. Stiamo guardando dei video tutorial su YouTube, ma non ci capiamo una cazzo. Perché se lo metti in gluck, in loop, in... Che bordi! Ma qualcosa per gli ignoranti non c'è, ma secondo me, allora questo telefono forse ha ragione mio marito, è troppo avanti per me, non lo so usare, vabbè, basta, mi arrendo e basta. Sopportate la qualità per come, appena imparo, wow, cioè stiamo vedendo, far vedere, guardate, aspetta. In televisione ci fa vedere col 14T Pro, con un altro telefono, cioè cose fantastiche. Poi guardate i miei video e dite ma... Vediamo. Adesso comunque mi metto piano piano e prometto che i prossimi video saranno migliori, lo spero. Ragazze, prima di metterci a studiare geografia... sì, sono le 4, 4 qualcosa. Devi fare geografia, Marek. Sì, da stamattina Marek, studiamo geografia? Sì, lui dice sì, anche dice di no, però poi non lo fa mai. Scusate, mi ho dovuto stoppare la registrazione, vi stavo dicendo che prima di studiare geografia e di chiudere il video voglio darvi la promo dei nostri orsetti. Adesso vi appoggio qua che ve li faccio vedere. Sono le nostre vitamine della Bear Sweet Benefit,
ve ne parlo ormai da mesi e mesi, quasi praticamente un anno che collaboro con questa azienda, ci troviamo bene, lo utilizziamo tutti in famiglia. Queste per esempio sono quelle che sto dando a Marek in questo periodo, questo è il secondo vasetto, ecco qua, l'abbiamo iniziato da pochissimo. Queste, si vede bene? Aiuto. Allora, contengono zinco e vitamina C, non vedo bene, esatto, e appunto aiutano ad alzare le nostre difese immunitarie e a mantenere alta la nostra concentrazione. Queste qui in questo caso vanno bene sia per grandi che per piccini, ma sul sito trovate proprio la sezione per bambini, quindi le trovate anche nella sezione per bambini, ma come vi dicevo vanno bene anche per i grandi. Poi tanto sul sito c'è, trovate di tutto, trovate per qualsiasi tipologia, per la pelle, per le unghie, per i capelli e le unghie, per la donna in generale, la salute della donna, quindi per il ciclo mestruale, pre-gravidanza, post-gravidanza e quant'altro. Poi ci sono quelle lì per i capelli, io cosa qui? Non l'ho ancora iniziato perché oggi ho finito questo. Questo qua è alla biotina. Zinco e biotina, va bene per i capelli e per le unghie. Allora, l'ho stoppato per un periodo e ora ho ricominciato a prenderlo e ho finito il barattolo. Queste se ne prendono una al giorno. E poi un altro che vi voglio consigliare, con cui mi sono sempre trovata bene, purtroppo si è staccato tutto, è questo qua, la melatonina, si prende mezz'ora prima di andare a letto e vi aiuta a conciliare meglio il sonno. E poi i top autunnali sono questi due, comunque i top autunnali, perché anche questo qui, che va bene sì, solo per noi grandi, se ne prende uno al giorno, contiene tutto un bel gruppo di vitamine ed è appunto per le difese immunitarie, per alzare le nostre difese immunitarie. Allora vi consiglio di andare qua sotto in info box, perché così trovate una super mega promozione, vi lascio il link qua sotto e anche il codice sconto, ma se cliccate direttamente sul mio link la promozione vi avverrà in automatico e non dovrete più fare niente durante il passaggio del pagamento. Questo è quanto, ragazzi, qui ci sono i miei orsetti, io adesso li metto a posto e vado a far studiare geografia a mio figlio. Il Pandoro l'hai finito? Sì, mi sento male. Sì? Ti senti male? Adesso faccio vedere quanto Pandoro mangi, perché pensano che me lo mangio io il Pandoro. Mamma mia, mi sento male. Sente male? Adesso faccio vedere quanto Pandoro si è mangiato. Perché è tre ore che mi dice, mi fai qualcosa per lo stomaco. Faccio vedere. Allora, questo è il Pandoro che si è mangiato mio marito. Oggi, da solo. Praticamente metà Pandoro. Senza zucchero a velo. Si può mangiare un Pandoro senza zucchero a velo? No, non si può. Lui mangia il Pandoro senza zucchero a velo. Io mi rifiuto di mangiarlo senza zucchero a velo. A me piace mettere lo zucchero a velo, prendere il Pandoro e sbattacchiarlo. No, senza zucchero a velo. Boh. Il zucchero a velo non va bene. Non va bene perché fa male, vero? Fa ingrassare e ti fa venire mal di stomaco. Invece mezzo Pandoro non ti fa niente, no, vero? Madonna mia. No, fa male, fa ingrassare il Pandoro. Se io rimango a casa una settimana metto 50 kg. Perché mi fai, sei tu che mi fai male. No, guarda, io proprio sì, no, sì. Non dire cavolate, perché io non sto meno a mangiare le schifezze che mangio. Ma è normale, scusami. Vogliamo fare vedere un'altra cosa? Compri il Pandoro e io lo mangio. Guarda. Pure queste cose qua hai fatto un casino. Ho fatto un casino. Perché le cartate sono perché ho fatto io il casino. Madonna, questo ve li ricordate? Vi ho fatto lo svuota spesa. Oltretutto è andato benissimo, non me l'aspettavo. È stato straguardato quel video. Vi ho fatto vedere che ho preso i cioccolatini e li ho messi qua dentro per allestire un po' per Halloween, che ancora non abbiamo allestito. Non so a sto punto se lo faremo, perché Marek sembra non avere più intenzione. Comunque, questo è quello che rimane. Sì, due li ho mangiati anch'io. Forse uno Marek. Tutto il resto. Madonna, ma arrivano le vacanze di Natale. Niente, ragazzi. Io per salire le scale sto affannando. E ne vai orgoglioso? Ne vai orgoglioso? Niente, ragazzi. Perché tu non fai mangiare? Io lo faccio mangiare, perché io ti dico, mangiati i cioccolatini, mi raccomando, mangiali tutti. Mangiati il Pandoro, mi raccomando, quando lo apri, mangialo tutto, non lo lasciare chiuso, mi dico così? Sì, già mi fa citrotosina. Mo ti faccio la citrotosina, dai. Ragazzi, chiudo questo video. Ci vediamo mercoledì con un altro video. Vi mando un mega bacione e alla prossima. Ciao.